Possiamo dire con il presidente della SBA Mauro Castelli che è una tradizione quello di programmare con larghissimo anticipo, cioè era di qualche ora fa la notizia di Mario Pacini, no, eccetera, che non sarebbe rimasto, e subito abbiamo già il nome del nuovo allenatore, Benedetto Salomone. Sì, sveliamo i segreti, cioè è chiaro che c'è uno staff che lavora dietro da diverso tempo. Diciamo che colgo l'occasione per ringraziare Mario Pacini per il lavoro che ha fatto, e lo diciamo sinceramente. Quindi la stagione, al di là di come è finita, ma è andata veramente più di quello che noi avevamo prospettato all'inizio, quindi tutto bene. Ovviamente dovevamo dare un segno alla città e a tutti i nostri tesserati e a tutti i nostri tifosi di fare quel passo in avanti che abbiamo promesso per quanto riguardava la prima squadra. Ovviamente le possibilità economiche sono sempre quelle, non è che siamo diventati Pertanto forse era giusto cominciare a ragionare, come avevamo fatto l'anno prima, dall'allenatore. Non me ne vogliano i precedenti, ma insomma il curriculum di Benedetto parla veramente chiaro, quindi noi puntiamo molto su questa scelta che abbiamo fatto. Ci siamo subito trovati veramente in feeling con il suo modo di vedere la pallacanestro, con la nostra società. Lui so che è rimasto molto colpito anche dalla nostra organizzazione, quindi noi siamo ben contenti di provare. Poi ovviamente sarà un po' il campo a decidere. Quindi cosa dire? È vero, siamo 3 mesi in anticipo, però penso che questa situazione, come tu hai detto, in tutte le tipologie sportive, secondo me paga. Abbiamo tutti tempo di riflettere, di lavorare e di ragionare, specialmente una persona nuova che arriva ad Arezzo. Che stagione ti aspetti? Non solo per la prima squadra, ma per tutto il progetto? Sicuramente non ci sono presupposti per poter dire dobbiamo arrivare a vincere i campionati, perché per vincere i campionati in queste categorie ci vogliono giocatori di una certa categoria, ci vogliono giocatori che vengono pagati. Ricordo che i nostri sono tutti giocatori della città, della nostra società, quindi non vengono pagati, quindi continuiamo su questa linea. Poi chissà, magari può darsi che arrivi anche qualche aiuto da fuori, ora vediamo, questo è tutto da decidere. Però sicuramente il fatto di avere un allenatore ancora più importante, il fatto di inserire dei nuovi ragazzi all'interno della prima squadra, io personalmente alzerei l'asticella e diciamo che mi aspetto un po' di più di quello che abbiamo fatto in questo campionato. Non lo so, ancora non abbiamo deciso quale sarà l'asticella dove deve arrivare, e lo decideremo insieme all'allenatore in base a quelle che considererà le nostre possibilità tecniche di campionato.